appunti alla mano e andiamo con il secondo appuntamento del 2020 con il 5 per un autore. Vi darò delle linee generali, non solo biografiche, ma anche appunto di quello che un autore passa e qual è un po' il suo punto cardine e la sua caratteristica principale. L'autore che andiamo ad analizzare oggi, come ben sapete, è Silvana Gandolfi, un'autrice che adoravo da piccola, ho scoperto poi da grande di aver letto praticamente tutti i suoi romanzi, poi andremo a vedere quali mi sono perse, mi direte voi che li avete letti, se sono consigliati o meno, ma comunque conto di recuperarli tutti. L'amavo tantissima e l'ho riscoperta di recente, ho deciso di approfondire ancora di più e ho scoperto che è un'autrice dal quale voglio prendere esempio e spunto nella mia carriera letteraria di scrittrice. Ma andiamo con ordine. Silvana Gandolfi nasce a Roma nel 1940 e non ci è dato sapere quale sia il giorno della sua nascita, il che mi dà fastidio perché per tutti gli autori che ho analizzato finora ho trovato il segno zodiacale e quindi attraverso il segno zodiacale riuscivo anche a ricondurre a magari un modo di scrivere quello che è la dura vita degli appassionati di astrologia. Ci sono poche note biografiche a dire il vero di Silvana Gandolfi nelle interviste, nelle biografie che si trova in giro, ma comunque sappiamo che ha vissuto tra Roma, Venezia, il Nepal, fatto dei viaggi in Sud America, comunque sempre stata alla ricerca dell'avventura, ma pur essendo un'amante dell'avventura e dei viaggi, è sempre stata, a detta sua, un'amante della pigrizia e del dolce far nulla. Argomento che ritroviamo in uno dei suoi romanzi più belli, nonché uno dei miei romanzetti preferiti, che è L'isola del tempo perso, di cui andremo a parlare nella prossima Books Review domani. Nel 1992 esordisce in collaborazione con Salani con La scimmia nella biglia, il suo primo romanzo per ragazzi, e sarà un po' l'apertura, diciamo, della sua lunga carriera in collaborazione con Salani e con la collana Gli Estrici, nata quasi grazie a lei. Infatti, tutti i suoi romanzi fanno parte praticamente di questa collana, tranne alcuni usciti più di recente. Le illustrazioni dei suoi libri sono quasi tutte di Giulia Orecchia, illustratrice caratteristica degli Estrici Salani, ma in particolare degli scritti di Silvana Gandolfi. Nel 2010, quindi molto di recente, o più o meno 10 anni fa, aiuto, sono già passati 10 anni dal 2010, pubblica un romanzo molto bello, Io dentro agli spari, un romanzo per aprire gli occhi dei bambini e dei ragazzi sul mondo della mafia. Questo romanzo che ha scritto vince nel 2012 il Prix Sorcière per la sezione adolescenti. I suoi scritti che ho letto escono rispettivamente nel 1993, nonché data della mia nascita, Pasta di Drago, che vince nel 1994 il premio 100. Nel 1995 esce Occhio al gatto, che ho recensito qualche giorno fa, andatevi pure a recuperare la Books Review, che vince anch'esso il premio 100 nel 1996. Nel 1997 esce il mio adoratissimo romanzo L'isola del tempo perso. Nel 1999 invece La memoria dell'acqua, che tra tutti è stato quello che mi è piaciuto meno. Nel 2001 il dolcissimo Aldabra, la tartaruga che amava Shakespeare, che è stato anche il suo primo romanzo per ragazzi e adulti. E se l'avete letto sapete benissimo di cosa sto parlando, ma se non l'avete letto potete andarvi a recuperare la mia Books Review precedente. Nel 2012 esce il suo ultimo romanzo, che è Il Club degli Amici Immaginari, nonché sequel presunto ma effettivo di L'Isola del Tempo Perso, ma che in realtà c'entra poco e niente. Lo scoprirete nella Books Review di domani. Che non ho letto, oltre a La scimmia nella biglia, suo primo romanzo, e Io dentro agli spari, qui vicino mio Ariel del 2005, che ho scoperto essere un po' il romanzo che l'ha sbloccata da un blocco dello scrittore, che io conosco benissimo perché mi ha preso per anni, e La bambina in fondo al mare, che è uscito nel 2009, che sono due libri insieme ai primi due che ho intenzione assolutamente di recuperare, perché Silvana Gandolfi è diventata, in questi 3 mesi che ho letto i suoi romanzi, anzi riletto i suoi romanzi, un mentore e mi ha aiutato a ripartire con la scrittura. Alcune notizie importanti che riguardano questa autrice, sempre per premi vinti in particolare, è che nel 1996 vince il premio Andersen come miglior autrice dell'anno, quindi è un'autrice di somma importanza, oltre ad essere un'autrice da cui prendere molta ispirazione, almeno nel mio caso. Le caratteristiche che io ho notato in particolare di questa autrice, che mi sono state di immensa ispirazione, un domani che deciderò di scrivere romanzi per bambini, magari potrebbe essere un'idea per le mie prossime opere, sono sicuramente un'analisi approfondita di alcuni aspetti della vita che troviamo molto spesso irrilevanti,
o al quale non diamo moltissima importanza, ma lei li analizza in maniera veramente meticolosa e bellissima soprattutto. E ho scoperto, leggendo qualche intervista all'autrice, che lei prende ispirazione per i suoi romanzi da delle domande. Lei si pone una domanda surreale su un aspetto della propria vita, o comunque analizza un aspetto della propria vita che magari vede in quel momento, e da quell'unico pensiero piccolissimo lei riesce a creare, e questa è la seconda caratteristica che io ho notato di questa autrice, universi studiati proprio al dettaglio intorno a questa semplice domanda. Ed è una cosa meravigliosa, bellissima, una capacità veramente invidiabile, perché tutti noi scrittori vorremmo avere la capacità di costruire un universo a sé basandoci su un pezzettino della nostra vita, e molti non ci riescono. Lei invece sì, e ci riesce da moltissimi anni della propria carriera, anche se la sua carriera è iniziata che lei aveva già 50 anni, quindi comunque molto lontana anche dall'età infantile. I suoi universi hanno una costruzione minuziosa, precisa. Faccio qualche esempio giusto perché vi sia chiaro. Nell'Isola del Tempo Perso, che andremo ad analizzare domani nella Books Review, lei riesce a costruire un universo basato sulla perdita di qualunque cosa a livello materiale e non materiale. Mano a mano che leggi ti accorgi di quanti collegamenti ci siano su questo argomento, che non c'entra assolutamente nulla con i pensieri comuni che normalmente abbiamo nella vita. Oppure, nel suo seguito, Il Club degli Amici Immaginari va ad analizzare l'aspetto appunto della creazione e dell'utilità di un amico immaginario sotto un sacco di aspetti, e è una cosa veramente bellissima. L'ispirazione per Pasta di Drago, che è stato il suo secondo romanzo, le è venuta pensando che magari lei volesse ringiovanire, e questo l'ha portata a pensare a cosa succederebbe se le ringiovanisse gradualmente, ma in maniera continuativa, fino a scomparire. Ma soprattutto la capacità più bella che io ho ritrovato in questa autrice è quella di riuscire a coinvolgere i bambini in questi universi bellissimi, ma soprattutto un adulto è capace di far ragionare non solo un bambino, che è una cosa molto importante, ma anche un adulto sugli aspetti della vita a cui noi diamo una scarsissima importanza, poiché da adulti si dà importanza alle cose più pratiche della vita principalmente, non tanto le questioni puerili, ecco appunto. È una scrittrice veramente adorabile, e penso che a questo punto possa dire sia una delle mie autrici preferite, non solo per i romanzi per bambini, ma di ispirazione proprio a livello di carriera lavorativa nel mondo della scrittura. E spero un domani di riuscire, non dico ad eguagliarla perché è difficile, ma comunque di arrivare a una minuzia, delle descrizioni e a una fantasia senza limiti, che so essere proprio della mia personalità, quindi prima o poi la sfrutterò nelle mie opere letterarie. Una scrittrice che veramente vi consiglio tantissimo di andarvi a recuperare. Scegliete, leggendo le trame, la storia che vi intriga di più e andatevela a leggere. E sono sicura che converrete con me su questi aspetti dell'autrice che vi ho appena descritto. Non soffermatevi all'apparenza, sicuramente nella trama generale del libro troverete degli argomenti che magari possono non interessarvi, ma voi fatevi guidare dal cuore. Cercate quel romanzo che, anche solo in una parola, vi intriga, e leggetelo, e soprattutto cercate di leggerli, se siete adulti, non con l'occhio di un bambino, ma con l'occhio di un adulto. Cercate di capire quali sono i sottomessaggi e quale potrebbe essere la chiave ispiratrice, dell'autrice, perché veramente, ripeto ancora, è consigliatissima, adorabile, può essere molto molto d'aiuto, soprattutto per chi ha un blocco dello scrittore. Vi dà un sacco di consigli, inconsapevolmente è capace di darvi un sacco di consigli su come strutturare un romanzo, non solo per bambini, ma in generale. Qua sotto nei commenti fatemi sapere se conoscete questa autrice, se avete letto i suoi romanzi e quale vi è piaciuto di più nel caso. Se siete incuriositi, avete bisogno di qualche consiglio in merito, ma soprattutto fatemi sapere voi qua sotto nei commenti, o in maniera più estesa nella mail che trovate in descrizione,
discussione, se ci sono degli autori che vi piacerebbe che io analizzassi in questa rubrica, se ci sono degli autori che vale la pena di andare ad analizzare non solo dal punto di vista romanzesco, ma anche dal punto di vista personale. Qua sopra trovate tutti i miei social dove potete commentare, contattarmi e ovviamente sostenermi. Se vi è piaciuto questo video e se vi piace Silvana Gandolfi, lasciatemi un like di supporto e se conoscete qualcuno a cui piace questa autrice o che ha letto questa autrice o che pensate gli possa piacere questa autrice, condividete il video. Se vi piace questo video, questo format, questa rubrica, tutti i video che faccio, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdervi neanche un video. Noi ci vediamo con il prossimo 5 per un autore, come sapete con Nicholas Sparks, il 21 settembre. Invece il prossimo video, come vi ho detto, sarà domani, doppia book review sempre dedicata a Silvana Gandolfi su, vi anticipo, L'Isola del Tempo Perso e Il Club degli Amici Immaginari. Sicuramente ci sarà molto molto entusiasmo. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Un bacione, ciao!